Il MODICA, che si chiama Modulo di Continuità Assistenziale, è venuto ad occupare gli spazi che erano prima dell'ospedale di comunità. È stato trasformato, nel senso che questo si è più reso più adatto a quelle che sono le esigenze di gestione delle malattie croniche e delle dimissioni ospedaliere. Grazie alla riorganizzazione dovuta alla delibera 1235 del 2012 sono stati rivisti i letti delle medicine rapportate al numero degli abitanti. In questo abbiamo recuperato dei posti letto che in termini di spesa costano sicuramente di più in ospedale rispetto a una territoriale, e quindi è stato possibile raddoppiare addirittura i posti letto nell'ospedale di comunità, ora Modica. Il Modica è un posto dove il medico di medicina generale che ha in carico il paziente nei giorni in cui viene ricoverato in questa struttura, anche il medico ospedaliero che ha avuto in carico fino allora il paziente partecipa nella gestione di eventuali emergenze e comunque nella valutazione del caso. Tutti i passaggi di ricovero passano attraverso l'agenzia ospedale territorio, che valuta sia la parte infermieristica che la parte sociale che la parte medica. In questo viene redatto proprio un piano di trattamento che può essere un ricovero qui, che è una cura intermedia a media intensità di cure, la quale poi da qui si può passare alla bassa intensità di cure, che abbiamo 6 posti letto presso l'RSA di Bucine, eppure per problemi anche riabilitativi noi abbiamo altri 22 posti letto di cure intermedie all'ex articolo 26 presso il centro di riabilitazione. Poi abbiamo 6 posti di sollievo nell'RSA, quindi noi come cure intermedie abbiamo tante, ma questo è proprio come chiama il nostro direttore generale Desideri, la palestra dove il medico di medicina generale gestisce unitamente al medico ospedaliero che ha gestito il caso il paziente fino ad una stabilizzazione permanente. Arrivano sì stabilizzati, ma li vogliono nel percorso assistenziale che può essere l'RSA, può essere un'assistenza domiciliare, può essere una cura intermedia a bassa intensità, lo fanno unitamente al paziente, la famiglia, il medico di medicina generale, l'ospedale e l'ACOT, l'agenzia ospedale territorio, coordina e fa proprio un documento che si chiama piano di assistenza personalizzato per la persona che ha bisogno.